Se volete acquistare crediti, passate dal link in descrizione. Pagina Facebook, sono italiani economici, veloci e affidabili. Link in descrizione. E se vi servono PSN Card, Xbox Gift, oppure PlayStation Plus, oppure Xbox Gold, potete trovare il link qui in descrizione. G2A, sono veloci, sicuri e affidabili. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Io sono Giovispo dello staff di MMF e benvenuti nella player di Mertens, nella sua versione TIF con 89 di rating. Prima di iniziare questa review vi invito a lasciare almeno 80 like ragazzi, 80 mi piace per questa review e per questa carta. Vi invito a commentare qui sotto, a iscrivervi al nostro canale YouTube e Telegram, mettere mi piace alla nostra pagina Facebook, seguirci sul nostro canale Instagram e a condividere questo video. E se volete potete anche andare nella sezione community, dove noi dello staff di NMF posteremo sondaggi e tanto altro ancora. Non mancate, mi raccomando, e continuate ad essere attivi sul nostro canale. Andiamo con ordine. Il primo pro che gli ho dato è la velocità, a 93 in generale. Ragazzi, come attaccante è veloce, ha un'ottima partenza e un'ottima velocità massima, il che vi permetterà di andare anche semplicemente di velocità per superare i difensori avversari. Poi, se li uniamo anche il dribbling, 92 in generale, abbiamo un giocatore con una capacità di saltare dall'uomo davvero impressionante, perché è davvero agile, ha un equilibrio ottimo ragazzi, ma forza fisica, anzi fisico, tutto contro, di cui vi parlerò a breve. Ha un controllo palla fantastico, poi ha anche 4 stelle skill e un dribbling puro molto interessante, e quindi se sapete skillare vi troverete bene con lui secondo me. Come altro pro, il tiro, 89 in generale. Dalla distanza ha un tiro tutto sommato buono, anche una potenza tiro buona, però finalizza molto molto bene sotto porta, si piazza benissimo come attaccante grazie anche al work rate alto basso, che per me è un pro, e ha diciamo una capacità di inserimenti molto interessante grazie soprattutto alla sua velocità. Il passaggio per me è un pro assolutamente, 85 in generale, è in grado di scambiarla velocemente col suo compagno di reparto e di passarla in maniera molto precisa. Ha come piede preferito il destro e 4 stelle piede debole, che sono un altro pro, infatti sa passarla molto bene sia da mancino e sa tirarla anche molto bene, quindi per me le 4 stelle alle skill e al piede debole sono assolutamente un pro. Vi dicevo il fisico contro, perché ha una forza fisica proprio scarsa, 47, solo 47 in carta, e in game si sente ragazzi, poi non è nemmeno altissimo, avrà 169 cm di altezza ed comunque non ha un peso molto interessante, cioè nel senso si vede che non ha una stazza molto possente, sembra abbastanza gracilino in campo, una resistenza comunque discreta, un'aggressività proprio passabile secondo me. E come altro piccolo contro, il prezzo, 720.000 crediti, e avrei preferito più 500.000 crediti, perché comunque 700.000 secondo me sono un po' troppo. Come tratti abbiamo tiro di precisione, talento naturale, tiratore da fuori, dribblatore tecnico, calcio a punizioni precise, specialità velocista, dribblatore, funambolo, cecchino, attaccante completo. Io li inserirei, ragazzi, rapace, è un giocatore che sa quando deve andare a colpire per poter segnare, sa essere rapace, ovvero sa sfruttare magari quel rimpallo del portiere in una parata non proprio molto precisa. Come alternativa vi dico Griezmann, tra le icon Larsson 90, nella nazione non ce ne sono, nella Lega Gomez dello stesso livello Aguero 90. Come stile intesa io ho applicato Falco, anzi l'ho comprato con Falco applicato, devo dire ci sta tutto perché gli va a aumentare un pochino il fisico, ma che rimane comunque un contro, oppure uno stile intesa che vada ad aumentargli il tiro, se volete un tiratore più preciso. Sa tirare benissimo, però se magari volete tirare molto di più dalla distanza vi consiglio di applicargli uno stile intesa che vada per l'appunto ad aumentargli il tiro. Il prezzo ve l'ho già detto, 720.000 crediti, è una carta da provare sì, se il prezzo per voi non è un problema,
perché tutto sommato Mertens Tiff 89 di rating è un'ottima carta per la Serie A e il mio voto per lui è stato un 9 più. Per me questo voto, ragazzi, se lo merita. È un attaccante abbastanza completo, gli manca solo il fisico per essere davvero completo. Sa tirare, sa dribblare, sa passarla, è veloce, 4 stelle skill, 4 stelle vita debole, si posiziona benissimo in campo e quindi è per me abbastanza completo. Ditemi cosa ne pensate di questa review lasciando un mi piace, arriviamo almeno a 80 like, condividete questo video, iscrivetevi al canale, qui Gio Vispo vi saluto e vi ringrazio, ciao belli! This is a rock.